Come mantenere il proprio benessere mentale e fisico? Seguimi in questo video. Se hai intrapreso anche tu un percorso di crescita personale, professionale, spirituale o sportivo, in comunque in qualsiasi settore dove c'è un'evoluzione, ti sarà capitato anche a te di arrivare a un momento della tua vita dove c'è un punto di rottura, devi decidere, scegliere, agire velocemente e rapidamente. E forse magari ti sarai chiesto anche tu, ma chi me lo fa fare? Perché devo fare tutto questo? Ma perché tutti questi sacrifici? E allora lì il punto è mantenere alta l'energia a livello mentale, mantenere un livello alto di energia fisica per riuscire ad essere equilibrato nel medio e lungo termine. Perché è normale, no? Vedersi prima salire, prendi per esempio le nostre emozioni. Ci sono dei giorni che siamo veramente alle stelle, e poi, come dice la parola, ci sono altri giorni che arriviamo alle stalle, che poi comunque ci sono delle stalle bellissime, vabbè, a prescindere. Comunque saliamo a livello di emozione, scendiamo e risaliamo, scendiamo e risaliamo. È un ciclo, ma quando lo impariamo riusciamo ad adottare dei comportamenti. E un comportamento fondamentale che ti permetterà di mantenere i tuoi livelli alti è crearsi un tuo stile di vita. Sì, non è importante avere una matrice specifica da seguire adottando un sistema di ogni singola persona, ma sei tu che ti puoi scegliere il tuo stile di vita. Ovviamente uno stile di vita che deve avere delle conseguenze positive, deve avere delle conseguenze etiche, deve avere delle conseguenze che per te possono farti capire che stai facendo le cose giuste. Esempio, uno stile di vita potrebbe essere iniziare a pregare, meditare, avere dei buoni pensieri la mattina, utilizzare un certo tipo di cibi, di sostanze meno tossiche, e comunque utilizzare dei pensieri importanti, lavorare sul proprio fisico, quindi camminare, respirare, ossigenarsi, fare sport, stare insieme a belle persone, guardare dei documentari importanti, studiare, applicare quello che tu studi. Mantenere uno stile di vita è fondamentale perché dal momento in cui ti trovi in una situazione dove non sai cosa scegliere, non sai cosa decidere, non sai come comportarti in quel momento specifico, perché hai cambiato drasticamente la tua vita e magari ti sei dovuto trasferire all'estero così, senza una tua scelta, una tua decisione, ti sei trovato in un momento particolare della tua vita, eri catapultato in un altro mondo. Ma se tu hai uno stile di vita, qui, in questo momento, dove stai guardando questo video, lo stile di vita che hai in questo momento lo puoi replicare da qualsiasi altra parte del mondo dove tu vada, con la tua famiglia o con te stesso. E quando hai uno stile di vita è molto più difficile trovarsi in un momento di destabilizzazione. Ti faccio un esempio: io quando mi sono trasferito all'estero per un anno in Centro America ho cambiato drasticamente il mio stile di vita e ho fatto talmente fatica il primo mese, i primi 2 mesi ad ambientarmi, che se avevo e mantenevo questa lucidità, perché all'epoca comunque non avevo questo grado di consapevolezza, non avevo questo grado di conoscenza che ti sto portando in questa esperienza attraverso questo video, perché grazie a quell'esperienza ti sto anche replicando alcune dinamiche che possono esserti di aiuto per te. Perché dal momento in cui c'è una situazione di disagio e riesci nel tempo a superarla, poi ci pensi, rifletti, dici: ma come ho superato quella situazione? In che modo l'ho superata? E perché mi ha fatto bene superarla? Allora noti che in questo caso specifico, adottando uno stile di vita positivo per il tuo benessere, replicando un benessere quotidiano, e allora vedi che quel tipo di situazione si è ribaltata a mio favore. Dopo 2 mesi ho iniziato a sentirmi meglio, sentirmi a mio agio, quasi come dire mi sento a casa. Ti sarà successo anche a te, stare in certi posti, in certi ambienti o con tante persone che hai detto mi sento a casa, qua mi sento in famiglia. Beh, questa è una situazione classica dove si ripresenta uno stesso copione, che è lo stile di vita. Quindi oggi impara a conoscerti bene, impara ad agire e mantieni una condotta. Impara a conoscerti,
agisci di conseguenza e mantieni quella condotta. E ti invito a segnare su un foglio di carta, su un'agenda, qual è il tuo stile di vita più funzionale e più adatto per te. Nel prossimo video parleremo di una strategia altrettanto importante. Parliamo di regole. Regole non da infrangere, ma da mantenere nel tempo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!